Fresca è attaccante del Siena. Innanzitutto che effetto fa il tuo marito? Strano, perché io di Genoa, lasciando stare una piccola parentesi, ho solo dei ricordi, io con la mia famiglia siamo stati veramente bene, peccato che per poco tempo. Ecco, Sion è una ripartenza per te o un rilancio? Tutte e due. L'ho presa, credo, nel verso giusto e avevo voglia di un'esperienza estera, per ripartire proprio da zero. E sono contento anche perché ero partito bene, avevo fatto 4 gol in Coppa, in campionato, poi purtroppo è arrivato un infortunio al ginocchio, adesso mi sto riprendendo e spero di ripartire da dove ho lasciato. Ti aspettavi una situazione, tra virgolette, drammatica per il Genoa, che è iniziata non benissimo la stagione? No, sinceramente no, poi dopo si sa, il campionato grazie a Dio è lungo, è strano, e purtroppo il Genoa adesso si trova in questa posizione, ma è una squadra, è una tifoseria che è abituata a lottare, quindi rispetto magari ad altre squadre che non sono abituate, il Genoa qualche esempio per uscirne. Ti voglio chiedere della Sampdoria perché conosci benissimo l'allenatore Giampaolo. Sì. Può essere la rivelazione di questo campionato? Il mister è veramente, secondo me, il valore aggiunto di quella squadra. Al di là dei giocatori, hanno preso un grande giocatore con cui ho avuto la fortuna di giocare, che è Ramirez, conosco bene Quagliarella, conosco bene tanti altri giocatori, però il mister ti fa fare quel salto di qualità, secondo me, è capace di tirarti fuori le cose in più. Hai un piccolo rammarico? Ho un grande rammarico, veramente. Però purtroppo la vita è così, non è che ti puoi guardare indietro, purtroppo io sono stato io fino alla fine, forse ho pagato che ero giovane e ho sbagliato sicuramente io. Non credo di essere stato il solo a sbagliare, però ho sbagliato, a chi di dovere, che è il presidente Preziosi, ho già chiesto scusa un po' di tempo fa, soprattutto per un episodio che era successo in una partita a Genoa-Cagliari, però ripeto, devo tanto anche a Genoa, al Genoa, e peccato. Domenica c'è Cagliari-Genoa, ti devo fare questa battuta, capiti? No, dai, vorrei essere imparziale, però vista anche quanto tempo ho passato in più a Cagliari, è normale, anche mia moglie di Cagliari, io vivo lì, è normale che l'ago della bilancia prenda la parte di Cagliari. Però è sempre rosso-blu comunque, in un modo o nell'altro è sempre rosso-blu. Anche al Bologna? No, lasciamo stare, va bene così. Grazie.